30 maggio, piazza dei Santi Apostoli a Roma, il mondo della scuola lo vedete alle mie spalle, schierato dinanzi a questa piazza dopo il diniego da parte della Questura di Roma di manifestare dinanzi a Monte Citorio. Il mondo della scuola e tutti i sindacati chiedono a gran voce di rivedere il decreto 36 che in questi giorni, in queste ore, è proprio in discussione al Senato per la conversione in legge. Ma che cosa realmente chiede il mondo della scuola? Oggi in piazza, peraltro con tanti insegnanti e tutto il comparto scuola proveniente da tutta Italia, chiede di rivedere questo famigerato decreto 36 che apporterebbe delle modifiche alla formazione e al reclutamento degli insegnanti. Nello specifico, quello che viene chiesto è di non utilizzare le risorse ottenute dal taglio degli organici per finanziare la formazione e soprattutto di non umiliare i precari per i quali è negata in larga parte l'abilitazione. Noi di Tecnica della Scuola oggi siamo in piazza per raccogliere anche le testimonianze di molti insegnanti e di tutto il mondo della scuola. Guardate. Beh, intanto diciamo per eliminare la ciliegina sulla torta che è il DL 36, quindi la riforma del reclutamento, formazione iniziale e formazione continua. Questi diciamo sono punti indigeribili e sono fatti evidentemente da chi a scuola non ci ha mai messo piede, primo. Seconda cosa, sono fatti soltanto per utilizzare soldi del PNRR, cioè non c'è l'intenzione di fare realmente qualcosa per la scuola dello Stato che invece avrebbe bisogno di interventi seri, ragionati, con un confronto aperto anche con i docenti che fanno la scuola. Poi questa è la ciliegina sulla torta, ma noi in realtà come precari stiamo chiedendo da anni la stabilizzazione e sì, il fatto che si copra quel vuoto normativo che è il meccanismo del reclutamento. Certo è che questo che ci stanno proponendo, ma nemmeno un percorso a ostacoli, è una follia. Bisogna fare un numero di prove spropositate in ingresso e in uscita, in realtà per non avere stabilizzazione. Allora, oggi siamo qui in questa piazza, soprattutto contro il DL del 36 che svilisce il lavoro di tutto il personale della scuola, costringendo il personale stesso, in particolar modo il personale docente, a una formazione obbligatoria che non rientra nel nostro contratto e quindi invasioni a gamba tesa nel contratto stesso. Noi siamo a favore della formazione, ma la formazione deve essere una libera scelta del personale all'interno di quella che è l'autonomia della scuola e nel rispetto dell'autonomia scolastica. Questi sono i punti più importanti, ma al di là di questo c'è proprio un'invasione all'interno del contratto, anche per quello che riguarda per esempio i fondi che arrivano regolarmente alla scuola da parte per la contrattazione, ma quello che riguarda anche il reclutamento, i neo immessi, quelli che dovranno affrontare tutto il percorso per la scelta dell'insegnamento e dovranno fare un percorso a ostacoli costituiti da una serie di prove che inizieranno dall'acquisizione di 60 CFU, crediti formativi. Oltretutto a questo si aggancerà, e lì abbiamo già delle prove, in più avranno un concorso sempre con delle prove e degli esami, più se vinceranno il concorso l'immissione in ruolo e lì ulteriori prove ed esami. Io credo che sia di dire veramente basta a questa ingerenza da parte del governo, ma soprattutto al fatto che non ci interpellano mai. E questa, cioè, voglio dire, chi interpellate se non i sindacati della scuola? I sindacati sulla scuola hanno il polso della situazione, sanno quali sono le materie. E invece siamo assolutamente ignorati, quindi ignorati come categoria, ignorati come sindacati. Oggi ho deciso di venire a scioperare per il semplice motivo che io sono una docente di ruolo, ma visto che stanno modificando parecchie cose, a parte gli stipendi che è una beffa, 40 euro, che dopo andranno automaticamente dati per quanto riguarda il corso di formazione, io sono una docente che mi formo tranquillamente, ma vorrei essere libera a decidere dove e quale corso di formazione e quale struttura
per formarmi, non che mi obbliga a decidere, perché è, non è una decisione ma un obbligo, in quale struttura devo andare a formarmi e soprattutto nel momento in cui vado a formarmi, poi successivamente dovrò tenere l'esame come se nulla, come un'università, e nel momento in cui, se dovessi essere bocciata, automaticamente dovrò rifare il corso e nella stessa ente, nello stesso ente preposto dal Ministero, e automaticamente ripagare il corso di formazione che ho fatto. Quindi a tutti gli effetti è un corso universitario. Io voglio formarmi, ma voglio essere libera di formarmi in quale ente decido io, in quanto parecchi enti di questi, visto la prospettiva, automaticamente verranno chiusi, e questo non mi sembra corretto. Le ragioni per essere in piazza oggi sono talmente tante che in un'intervista non si farebbe in tempo a enumerarle tutte. La più evidente, dal mio modesto punto di vista, è che nel documento di programmazione finanziaria si ipotizza un taglio dell'1% del PIL al settore della formazione e si spostano risorse su quello della difesa. Ora, è del tutto evidente che tutto quello che oggi stiamo dicendo va collocato dentro questo scenario, perché è davvero intollerabile che in un momento in cui c'è un grandissimo bisogno di dialogo, confronto, crescita condivisa, perché è così che si sconfigge una cultura di guerra, e quindi investire sulla formazione e sulla scuola si fa esattamente il contrario. Questo in prospettiva, ma è contestuale alle ragioni di questa mattina, perché è evidente che il mondo del precariato è stato trattato nel maggiore dei modi possibili, che i nostri aumenti salariali rasentano il ridicolo, sappiamo tutti benissimo che abbiamo gli stipendi europei più bassi e un incremento alla luce dell'inflazione che non consente neppure di mantenersi sul filo della sopravvivenza. Per non parlare di tutto quello che è accaduto ed è stato offensivo nell'inviare mascherine che i bimbi non indossavano, banchi che non aveva senso perché non erano dentro nessuna progettazione e nessun intervento sostanziale negli anni della pandemia sulle strutture, sugli organici e su quello che poteva rendere la vita di ogni giorno minimamente più accettabile. Usciamo da 2 anni che, quando apprenderemo uguale sufficiente distanza, comprenderemo quanto sono stati dure. Quel che è tutto evidente è che da oggi dobbiamo tornare a prendere parola, a farlo in modo condiviso, collettivo, parlando sicuramente di quelle che sono le nostre questioni, ma innanzitutto al Paese. Per questo ho iniziato parlando di che cosa, qual è la scelta di fondo. Vogliamo delle società future che conoscano soltanto il linguaggio delle armi, come accade negli Stati Uniti, per arrivare a un'altra situazione estrema, o vogliamo al contrario pensare che siano gli insegnanti, con le loro penne, con le loro parole, con il loro entusiasmo, la chiave per restituire a questo Paese la dignità che merita.